cosa. Lana praticamente non sa quello che dovrà fare, ma oggi abbiamo deciso di fare una sfida, appunto. Quindi oggi Lara cucinerà completamente da sola, con pochissimi suggerimenti da parte mia, una cheesecake. Ma, ebbene sì, devi fare una cheesecake, ma gli ho preso questo preparato. Allora, gli ingredienti sono burro, che si è già sciolto al bagnomaria qua sopra, poi il latte, poi Filadelfia, vabbè, Filadelfia con yogurt greco, poi una ciotola, quello, poi tutto quello che c'è qua dentro. Ma la cheesecake in realtà la cheesecake in realtà è molto facile da fare, però preparato per tour, per crema, nel fondo di torta. Allora, stampo di zabbia, così lo devi fare, vedi? La sotto non è vuoto. Sì, cadete sotto. Eh! E mo? Monta lo stampo e mettilo su un piatto. Fatto. Ciao mamma. Poi. Addio, sta buona, la mamma mosso io, quindi state buona che addio, poi pulisco io. Ecco. Addio. No, non ci serve. Metti questa ciotola, il preparato. Preparato. Credo. Sì, il preparato per la base biscotto, quindi il preparato per fondo. Biscotto, torta. Ma adesso buona. Gnam gnam. Io metto. Tu metti. Tu non cadere però. Tu stando ferma. Ok. Oh, che bellino. Madonna, che odore di biscotto favoloso! Mi piace! Già combina casini, macelli. Che casini, sono la preposolista. C'è anche il cappellino da chef. Grazie. Pure tu. Grazie. Pure. Adesso ci dobbiamo mettere dentro appunto questo. Questo lo fa la mamma perché è scotta. Sta mangiando. Mischia col cucchiaino. Col cucchiaio? Col cucchiaio. Yes, no, questo video non è sponsorizzazione con Cameo. Dovresti però, siamo brave. Com'è? Sto prendendo anche le rughe. Le rughe? I rumi. Ah, i grumi. Quanto sei, eh? Ok, fammi vedere. Fammi vedere. Posso? Sì. Voglio vedere. Che bello. Che brava. Non viene un cerchio perfetto. Sto cercando di appiattirlo, ma sta venendo una forma sempre più strana. Facciamo senza. Aspetta. Facciamo senza. Aspetta, aspetta, che quello c'è. Che lo possiamo fare? Vedi il mondo. 150 è fino a qua. No, fino a qua? Sì. Mannaggia. Vabbè. Che bello. Tiri tutto? Sì. Poi. Mamma mia. Io. Tutto? Vai. Buon odore. Bello odore, ma mamma mia, quanta. Allora, ma ho fatto? Sì. Spiacca. Madonna, quanta crema abbiamo fatto. Ma non è troppa crema per tutto questo stampetto piccolino. Si deve mettere e poi ce la faremo entrare. Dici? A me mi sembra troppa. Quindi il pezzo di cheesecake a quanto pare verrà molto alto. Cioè il pezzo con il cheese. Com'è venuto? Interessante. Wow. Non è male. Però c'è un po' troppa crema. Concordo. Ok. Salute. No, non migliora. Raga, che
Che peccato. Non ci abbiamo provato. Però la consistenza è buona. Beh? È vero? È vero? È vero? Sì, come l'ho fatto io? Com'è la torta? Ma Dio, se... però ce l'abbiamo fatta a farlo. Un like solo per averci provato. Mini upgrade del giorno dopo. Nella notte sono spariti dei pezzi. Qualcosa mi dice che Papino ci è andato sotto. La consistenza, il giorno dopo, è peggiorata di sotto, migliorata di sopra. Ovviamente abbiamo lasciato un pezzo libero di qua, semplicemente perché vogliamo metterci poi la marmellata. Comunque non è malaccio. Piccola precisazione, ovviamente la cheesecake è molto facile da fare anche senza quelle bustine preparate, però l'idea era quella di fargliela fare appunto come avete visto soltanto a Lara. Scusa, quindi... Ecco perché quando ho visto quella confezioncina al supermercato mi è venuta questa idea e l'ho comprata, però ci viene molto meglio senza la confezione, non perché la confezione sia buona, però vi posso assicurare che è molto meglio la cheesecake, quella normale che abbiamo già fatto altre volte, con noi utilizziamo gli Orosaiba o i Digestive come base e poi sopra ci mettiamo tutto il resto, quindi crema spalmabile. Questa volta abbiamo preso quella allo yogurt greco, ma mi sa che ci sta molto meglio un altro, però fondamentalmente... ci siamo divertite, quindi va bene così. Queste bustine sono strafantastiche per far divertire i bambini, decisamente. Detto questo, ricordatevi sempre che quando vedete un chiarellare in cucina non è mai per prendere spunto dalle nostre ricette. Cuciniamo molto meglio a telecamere spente, ve lo assicuro. Comunque, siete sori, ho aperto e chiuso questa parentesi anche per un problemino di telecamera. Praticamente in post montaggio cercherò di raddrizzarla un po', ma per tutta la durata del video la telecamera stava così. Cioè che praticamente riprendeva qua e noi stavamo qui. Quindi scusateci, stiamo ancora prendendo le misure. Quindi questa puntata prendetela come una pre puntata, diciamo. Era più una prova generale per vedere come ci saremmo trovati effettivamente a girare le puntate di chiarellare in cucina a quel punto. Effettivamente è molto molto comodo, ma dobbiamo imparare a gestire meglio le luci e le inquadrature. Quindi perdonateci e... però intanto spero tantissimo che questa puntata vi sia piaciuta. Alla fine non era nemmeno troppo malaccio, dai. Io vi si ama tanto, love you. E PS, lasciatelo veramente un mi piace perché ci abbiamo provato. Love you.